esageriamo un po'. Dimmi che ci stai, dai, oh oh oh, dimmi che mi vuoi, dai, oh oh oh, esageriamo, esageriamo, esageriamo. Ora l'incollaggio di una cornice da considerarsi veramente una cornice di antiquariato. Questa è una cornice tipica del 1700. È molto bella anche se non si vede ancora, ma come le altre cornici la prima cosa che noi dobbiamo fare è l'incollaggio, perché queste parti, questi pezzi che devono essere assolutamente incollati. Utilizziamo il vinavil. Si procede, butto abbondantemente la colla dentro da una parte e dall'altra. Ecco, con il dito la butto dentro, perché le mani sono degli strumenti incredibili per lavorare. Quando si possono usare le mani, usatele, non abbiate paura. Tanto questo corpo un giorno dobbiamo restituire, e anche se ha qualche segno di usura non ci viene assolutamente rimproverato nulla, anzi se un rimprovero venisse fatto credo che ce lo fanno solo nel caso non l'avessimo usato a sufficienza. Questo in tutti i campi. In questo caso si pulisce subito con la spugnetta e la si lascia stare così. Adesso puoi staccare, intanto incollo le altre. Dopo 24 ore anche la cornice del 1700 è perfettamente incollata. Il vinavil ha colpito ancora. Questa è la nostra bella cornice del 700. Per cui dopo l'incollaggio sono passato alla fase dello stucco, che per come si fa non avete bisogno di vedere il passaggio, guardate una fase di qualsiasi altra cornice e la stuccatura è identica. Ora bisogna pulirla dall'eccesso dello stucco. Spugnetta bagnata con l'acqua, questa è una lacatura che non si scioglie assolutamente, si passa, come vedete, a togliere lo stucco in eccesso. Finita di fare questa fase, allora è giunto il momento del restauro pittorico della cornice del 700. Facciamo il ritocco con il colore ocra. Si possono utilizzare dei colori acrilici a base di acqua. Come noi lo diamo, quando si asciuga sarà evidente come, diciamo, distacco. È molto chiaro, no? Però noi dopo con la patina lo andremo ad inscurire in modo che si amalgama con il resto della cornice. Si fa il restauro di tutte le parti e quando sarà asciutto gli diamo la patina finale. Adesso vi faccio vedere l'esempio. Ecco, io adesso utilizzo in questo caso il nero giapponese, ma si può utilizzare anche, come per il giallo ocra, un colore acrilico. C'è un nuovo sito che vi stradivierà, anche se il mondo stasca, messaggeriamo un po'. Dimmi che ci stai, dai, oh, oh, oh. La fase successiva di questo restauro, dopo aver fatto la patina del giallo ocra, sarà fissare tutto con e la cornice sarà finita. Per cui alla prossima fase. Siamo arrivati al momento di fare la patina del ritocco del colore ocra della cornice. Abbiamo già fatto il ritocco delle parti scure con il nero giapponese, che già conoscete, e ora andiamo a fare, la metto così si vede meglio, giusto? Ok,
Allora, ho preparato un colore, la patina ad esempio, su questa zona qui. Questa zona è abbastanza evidente che è stata ritoccata e il contrasto del colore risalta all'occhio. Ora, dando una velatura con questa patina, noi andiamo ad abbassare il tono dell'ocra. Che vi stradivierà, anche se il mondo stasca, messaggeriamo un po', che ci stai, dai. Allora, l'asciugatura dei ritocchi è stata fatta, della pattina è stata fatta, e devo dire che si è mimetizzata piuttosto bene. Messaggeriamo. Allora, l'ultima fase che bisogna fare è fissare la laccatura esterna e anche la laccatura dell'ocra. Cominciamo con la laccatura esterna. Fisserà tutto, la pulitura che è stata fatta, e ridà quel lucido della laccatura che aveva in origine, mantenendo ovviamente la patina del tempo che in questi anni gli ha dato quel calore e quella consumazione che la rendono particolarmente affascinante. Questo è il risultato del restauro della cornice, che dall'inizio è arrivata alla fine. Con questo ho finito, se avete delle domande sapete come fare a contattarmi. Ciao! Anche se il mondo stasca, messaggeriamo un po'.